Buongiorno a tutti, sono qui a Augusta con questi straordinari equipaggi per rinnovarvi anche quest'anno gli auguri di Buon Natale e di Buon Anno. Il 2023 è stato un anno decisamente complesso per la regione del Mediterraneo allargato, il che significa che la Marina quest'anno è stata ancora più impegnata che lo scorso anno, che era stato l'anno di maggiore impegno negli ultimi decenni. Il grande equipaggio della Marina ha risposto come sempre con abnegazione, con serietà, con professionalità, lavorando in silenzio lontano da casa. Noi abbiamo avuto un numero di navi, di sommergibili, di aerei contemporaneamente impegnati elevatissimo. Siamo stati impegnati in tutto lo scacchiere, compresa la Polonia, dove nave Marceglia ha ricevuto ieri la visita del signor Ministro della Difesa. E nave Fasan questa notte transiterà Suez per andare nel Mar Rosso, quindi una marina che sta proteggendo e tutelando i nostri mari, i mari di nostro interesse, i nostri mercantili, i nostri pescherecci, ma che sta dimostrando, ed è questo che mi preme, una grandissima passione, un grandissimo attaccamento al dovere e un grandissimo attaccamento alla professione. Volevo di questo ringraziarvi personalmente, e rinnovando a voi e alle vostre famiglie i migliori auguri per un sereno Natale e un 2024 che sia denso delle migliori soddisfazioni per tutti. Viva la Marina!